Grande fratello, Amanda Lecciso si espone subito su sua sorella Loredana. Amanda Lecciso svela come hanno reagito i figli alla sua decisione di partecipare al reality show. Durante la seconda puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata dagli italiani altri nuovi concorrenti. E tra loro ha varcato la famosa porta rossa anche la sorella di Loredana Lecciso. Quest'ultima, appena finita la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, ha parlato a tu per tu con l'ex velino Shaila Gatta, la quale ha colto la palla al balzo per chiedere come hanno reagito i suoi figli quando ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality cult dell'ammiraglia Mediaset. E la concorrente, con estrema schiettezza, ha tenuto a precisare di aver parlato con loro in modo chiaro, aggiungendo di essere comunque assai tranquilla perché è consapevole di averli lasciati in ottime mani, sono tranquilla, so che stanno bene. Questa sua serenità ha colpito molto Shaila, che non ha nascosto di volere in futuro dei figli, anche se ha sempre temuto di non essere all'altezza. Loredana ha deciso e l'opinione di sua sorella. Successivamente sempre l'ex velina di Striscia la notizia Shaila Gatta ha anche colto l'occasione per domandare a Amanda Lecciso come ha preso il successo di sua sorella, nonché compagna di Albano, la quale ieri sera è entrata nella casa. E la concorrente del Grande Fratello, come riportato dal portale di gossipbixi.it, ha subito dichiarato che all'epoca in cui ha avuto tutto quel successo mediatico era poco più che un adolescente, aggiungendo però di essersi assai divertita. Quando mia sorella faceva i balletti in TV. Beh, io in quegli anni avevo da 15 a 16 anni, l'ho vissuta in maniera tranquilla, per me era divertente. Grande Fratello. La nuova concorrente si presenta. La sorella di Loredana Lecciso, poco prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, si è presentata. E in questa occasione Amanda Lecciso ha rivelato di non essersi vissuta tanto gli altri fratelli e sorelle perché hanno lasciato casa quando lei aveva solo 4 anni. Ha poi rivelato di essere al momento single e di essere carica per affrontare questa nuova avventura televisiva, mai nella vita avrei pensato di finire qua. Alfonso Signorini le ha poi chiesto di cosa si occupa. E quest'ultima ha dichiarato di gestire delle strutture ricettive a Lecce. Si segnala che la concorrente ha anche 2 figli da altrettanti compagni. Come se la caverà nella casa più spiata dagli italiani.